per il 2019 nel comune di Pesaro non è mancato il tradizionale appuntamento del primo bagno in mare dell'anno. I coraggiosi che hanno deciso di tuffarsi nelle acque dell'Adriatico si sono riuniti nella spiaggia di Ponente, a fianco della rotonda Bruscoli. In tanti hanno preso parte a quella che ormai è diventata una tradizione del primo giorno dell'anno. Oltre 60 a tuffarsi con 10 gradi di temperatura. Numerosissime le persone che hanno assistito all'appuntamento. Diciamo che quest'anno ho fatto abbastanza bene, perché avevo fatto una settimana fa un tuffo per provare un po' l'acqua, eccetera. E avevo un po' patito i piedi, invece quest'anno, cioè adesso, forse c'era stata la bassa marea, eccetera. Insomma, mi sono acclimatato meglio e quindi sono stato bene. Tenendo presente che l'acqua è 8-9 gradi. Io ho iniziato il 1 gennaio 95 da solo. Poi mano a mano, da 1, 2, 3, siamo passati quest'anno ad essere una cinquantina, una sessantina di persone. Però ecco, il bagno è nato negli anni 70 con un gruppo di soci della Canottieri, definiti gli omaccioni, che facevano sempre il bagno d'inverno e soprattutto lo facevano il giorno del primo dell'anno. E da lì è cominciata la tradizione del bagno in mare a Capodanno. Ma è stata fantastica perché è caldo, il sole, sembrava di essere alle Hawaii. Il windsurf c'era, il windsurfer, tutto a posto, bellissimo, bellissimo. Questa è la quinta edizione, non mancherò mai perché è molto divertente. Peccato che non si può pescare. È molto divertente. Oh, la misser, c'era la miss in campo. B. Questo deve essere di buon auspicio per i nostri, poi vedremo. Intanto giochiamocela. Il primo dell'anno, come l'anno scorso, è stato bellissimo perché all'inizio un pochettino è un po' freddina, però dopo ti dà una botta di energia e quando esci ti senti molto più leggero. Cioè, uno dirà siete pazzi, no? Però a noi ci dà questa sensazione, è come un alpinista che scala la montagna, è un pazzo che tutte le volte rischia la vita, no? Però lo fa perché è un momento in cui vuole stare da solo e sentirsi più leggero, così noi uguale. Era più freschina di l'anno scorso e poi adesso c'è il vento, quindi lo senti un po' di più, però noi, io e mio figlio più piccolo, sopportiamo bene il freddo, quindi rimaniamo insomma soddisfatti, anzi non vedevamo l'ora. Guarda, benissimo, sicuramente molto freddo quest'anno, ma veramente bene, non potevamo mancare questa bellissima occasione, è un modo per iniziare bene il nuovo anno e quindi tanti auguri a tutti, ormai sono tanti anni e non potevo mancare da questa bellissima occasione, quindi sono molto contenta.